sono Walter Ciabocchi e sono uno stampatore di tele romagnole da 30 anni. Mi è nata questa passione della stampa romagnola venendo qui a Montescudo, precisamente alla scuola media, dove c'era un certo professor Valeriani che aveva allestito un museo del territorio con una coperta da buoi e altri due o tre pezzi che aveva preso dalla gente del posto per esporre. Io chiesi al professore che cosa fosse e lui mi ebbe a dirmi che la stampa romagnola era nata proprio a Montescudo. Approfondii la cosa e seppi che una delle famiglie più in vista, più artigiane che c'erano, erano i Casadei Menghis. Entrare in una stamperia si sente immediatamente l'odore dell'aceto. Per fare la ruggine, che è una pasta collosa, si usa la farina di grano, si usa l'aceto di vino e la ruggine che viene preparata dalle nostre stamperie col ferro dolce. Questo composto viene fatto bollire in un vecchio caldaio. Quando la colla è pronta, ecco che la ruggine è già disponibile per stenderla sui telai. E su questo telaio vengono poi inchiostrati gli stampi. È una vecchia silografia, cioè tipo timbro, che poi questo stampo, che viene sempre comunque sgorbiato e fatto all'interno della stamperia, con delle matrici in legno di pero, perché il pero è estremamente leggero, poco nodoso e si presta alla sgorbiatura. Una volta stampato il tessuto e battuto, soprattutto battuto con un mazzuolo da 2,5 kg, questo tessuto viene appoggiato su delle canne e le canne messe ad asciugare sul tetto della stamperia. A fine serata in una stamperia vedrete sempre il cielo pieno di tele che ancora devono prendere il loro colore definitivo, perché i colori all'inizio sono tutti un beige chiaro che nulla hanno a che vedere col prodotto finale. La mattina dopo viene fatto un ranno antico, che si tratta di acqua calda, cenere e scaglia di sapone, una lisciva antica, nelle quali vengono messe le tele e virano e vanno verso il marrone tipico della ruggine, che poi diventerà indelebile ai lavaggi. Finita questa cosa, il prodotto è pronto per essere ancora oggi attuale nelle vostre case.